Fortunatamente c'è ancora chi non si dimentica le proprie radici, la propria storia, la propria tradizione, tanto che ha deciso di aprire un'attività proprio per dare risalto a tutto questo. Quindi non vi dico più niente, lascio la parola alla nostra ospite Emanuela Proietti, che ci parlerà della sua attività Sapori e Dissapori, prodotti alimentari. Benvenuta Emanuela ai nostri microfoni. Ciao, grazie per avermi invitata. Grazie a te, perché oggi ecco ci parlerai veramente di un'attività molto particolare, ma soprattutto buonissima, perché ti occupi di cibo e quindi quando si parla di cibo io già di per sé sono molto contenta, però soprattutto tu la vuoi portare avanti riprendendo un po' le tradizioni. Esatto. E quindi facciamo conoscere un po' la tua storia, Sapori e Dissapori, chi siete? Allora, Sapori e Dissapori è nato come un punto per chi ha problemi di intolleranza alimentari, dall'intolleranza al glutine a quella al lattosio, quella alle uova, quella al lievito, qualunque tipo di intolleranza. Abbiamo dei prodotti freschi senza glutine, dal dolce al salato, il pane, la pizza, i pasticcini, le torte, qualunque cosa, la pasta fresca, tutto senza glutine, tutto fresco. E poi abbiamo dei prodotti confezionati. Anche perché devo dire che quindi questo è un universo perché per tutti quanti coloro che hanno questa problematica e che oggigiorno purtroppo siamo praticamente tutti. Esatto, io stessa sono allergica a molti alimenti, quindi devo stare attenta e leggere sempre molto bene l'etichetta. È vero, perché tante volte andare a fare la spesa è diventato veramente, bisogna portarti l'occhiale, esatto. Andare lì, vedere tutte quante le etichette, gli ingredienti, che poi molto spesso magari non tutti siamo capaci di comprendere magari tanti i conservanti, quindi che cosa vuol dire se ci sono i conservanti, è tutto quanto un enigma. Invece veniamo da te, siamo sicuri che esatto. Possiamo prendere dei prodotti non soltanto che vanno al di là, quindi che superano anche la possibilità delle intolleranze, ma soprattutto degli ottimi prodotti di qualità. Esatto, perché abbiamo anche dei prodotti biologici, che non sono solo prodotti biologici, ma soprattutto la cosa importante è che sono prodotti di aziende agricole, quindi vanno a valorizzare le piccole aziende italiane, tutti i prodotti assolutamente italiani, le cui materie prime sono prodotte dalla stessa azienda agricola. Tu come mai hai deciso di avvicinarti proprio a questo tipo di attività? Perché aprire proprio... Allora, per due motivi. Il primo è che mi piace mangiare, quindi mi piace che le cose abbiano il sapore. Il secondo era perché c'hai l'intolleranza anche esatto. Te? Esatto, e il secondo è perché sono allergica a molti alimenti, quindi mi sono trovata in difficoltà anch'io su quello che posso mangiare e quello che non posso mangiare. Bene, infatti mi dicevi che avete veramente tantissimi prodotti, l'hai detto prima, dal dolce al salato, lo yogurt, di tutto e di più. Sì, tutto. Quindi per tutti quanti, bene. E poi soprattutto non avete soltanto cibo, avete per esempio delle ottime idee regalo. Mi dicevi, mi parlavi prima di porta bottiglie fatte a mano, sì, da abbinare esatto. Alla bottiglia. È un'azienda del nord che fa queste porta bottiglie in metallo, tutte rigorosamente fatte a mano, che si possono scegliere in base alla passione che uno ha, quello che gli piace. Insomma, abbiamo la macchina, abbiamo il chitarrista, c'è lo sciatore, il pescatore. Quindi per tutti i gusti, per chi ama il vino e ha una passione, un hobby, può abbinare il vino al portabottiglie e fare un buon regalo. E infatti può essere brava, un'ottima idea regalo, invece magari di andare lì con la classica bottiglia in mano e basta, invece perché no, abbinare un portabottiglie può essere ancora più chic, ancora più di tendenza, ancora più bello. Ma non solo, perché voi fate anche un'altra cosa, le bomboniere gastronomiche. Sì, esatto, sono delle bomboniere che anziché essere le classiche bomboniere con la statuina, il confetto, una statuina che poi alla fine passa da un posto all'altro dentro casa, alla fine a volte finisce si butta, nel secchio, brava. Esatto. I confetti che finiscono subito. Esatto, noi abbiniamo barattolini di miele o marmellata più o meno grandi a seconda dell'occasione, perché un battesimo ne ha bisogno di una e un matrimonio ne ha bisogno di un'altra, a delle decorazioni fatte a mano anche queste. Fantastico, ma come mai come ti è venuta questa idea? Guarda, a me piacciono le cose fatte a mano, le cose genuine, la cucina di un tempo, i sapori di un tempo, e quindi ho cominciato a girare per l'Italia a cercare tutte queste cose. Che poi in realtà è proprio più bello avere ecco lì il barattolino di miele, è più caratteristico, è più, ti rimane più nel cuore, che ti pare anche brutto magari aprirlo, esatto, no? Esatto, sì.
Bene, e quindi cara Emanuela, devo dire un'ottima attività, soprattutto perché oltre ad offrire dei prodotti buonissimi, veramente c'è tanto significato dietro, quindi questo ritorno alle antiche tradizioni, alle origini, quindi alle aziende agricole che ultimamente vengono un po' dimenticate, quando invece in realtà sono veramente il punto focale della nostra qualità, del nostro paese. Quindi io direi di dare tutti quanti i tuoi contatti, ricordo che è qui con noi Emanuela Proietti, prodotti alimentari, sapori e dissapori. La potete contattare al 338 19 73 817. Loro si trovano in via Loc, la zona del mercato Casal de Pazzi box 57, e ricordo poi il contatto Facebook Sapori e Dissapori, e se volete chiedere delle informazioni potete farlo tramite l'indirizzo email emanuelaproietti@hotmail.it. Che cosa possiamo trovare sul contatto Facebook? Sul contatto Facebook ci sono tutte le foto dei prodotti. Quindi ci fa venire fame. Esatto, e inoltre per chi metterà mi piace gli comparirà anche l'evento. Cioè io ogni mese propongo un evento di degustazione dei nostri prodotti, e quello stesso prodotto che si assaggia quel giorno sarà scontato. Solo per quel giorno. Bene, quindi Emanuela, conta subito il mio mi piace perché te lo vado a mettere subito, ma anche perché veramente è un'ottima opportunità per mangiare sano, ma soprattutto se è un punto di riferimento per chi magari soffre di intolleranze, non sa dove andare veramente a sbattere la testa, invece viene da te coccolata a 360 gradi, c'ha pure le idee regalo, le bomboniere se si sposa per qualsiasi evento. Quindi devo dire complimenti per questa ottima iniziativa. Grazie ancora per essere stata qui con noi, e ricordo Emanuela Proietti, Sapori e Dissapori. Grazie ancora. Grazie a te.